Le vigne del passato, i vini del futuro. La Fondazione Foialini, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, sta studiando e riscoprendo vecchie varietà di vite autoctone per ampliare l'offerta enologica locale. Fondazione Foianini, stiamo collaborando con l'Università di Studi di Milano e con i ragazzi che sono sia in tirocinio che nella tesi magistrale sullo studio di vecchie varietà di coltivate di vite in Valtellina e sulla caratterizzazione dal punto di vista fenologico di cloni che abbiamo nei nostri campi sperimentali. Particolarmente interessanti sono alcune varietà, ad esempio come la Cavennasca Bianca, che è un vitigno tipico di quest'area, che potrebbe dare delle grandi soddisfazioni appunto producendo dei vini bianchi con un vitigno autoctono della valle, e la Rossolo o la Pignola, altre varietà tipiche della zona che potrebbero dare dei vini con caratteristiche anch'esse moderne, e poter dare un ampliamento delle tipologie di prodotto che vengono appunto realizzate in questo territorio. La tesi è la curva di maturazione della Chiavennasca e quindi andando a valutare i caratteri, le caratteristiche enologiche di vari biotipi della Chiavennasca. Studiamo le varietà resistenti coltivate nella valle, sono resistenti alle principali malattie fungine, quindi permettono meno trattamenti e più attenzione appunto alla sostenibilità ambientale. La nostra tesi si occuperà di studiare le differenze con altre varietà e con lo scopo finale di riuscire a ottenere un vino di qualità anche con queste varietà resistenti. Sto andando a valutare e ad analizzare i caratteri di questi vitigni di antica coltivazione, come ad esempio la Rossola, per praticamente poterli in un futuro reinserire all'interno del nostro vigneto valtellinese.